Allora, la fondazione è stata nel 2016, ci siamo incontrati per caso durante un torneo che ci hanno invitato gli amici del Juventus Club, che c'era prima, mi sembra non c'è più su Trani, con Domenico Tiberio, Antonio Perrone, e per caso abbiamo deciso, diciamo, di formare il club, dopo che ci avevamo tentato qualche anno prima, poi non riuscendo ad andare avanti. Dall'inizio non abbiamo avuto una sede. Siamo appoggiati a un bar amico, poi alla fine, dopo qualche mese, quindi da gennaio siamo partiti, ad agosto siamo riusciti ad avere quella sede, che poi è quella dove ci troviamo tuttora, che sarebbe quella di Corso degli Studi. E questo è il nono anno comunque di affiliazione, perché la stagione era il 15-16. Allora, una delle iniziative più importanti è quella con l'APIS. Abbiamo fatto una collaborazione un po' di anni fa e abbiamo inizialmente creato una giornata dove i nostri soci potevano recarsi direttamente al centro trasfusionale e siamo andati lì e abbiamo fatto una ventina di donazioni. E poi durante questi anni ognuno dei nostri soci, noi anche, andiamo costantemente, diciamo, ripetutamente a fare la donazione sempre nel periodo previsto. Poi un altro evento importante è stato quello del Memorial Api, l'abbiamo organizzato invitando gli altri club tranesi, per il nostro socio Nicola, e ci ha dato una grossa mano per quanto riguarda il club, specie per i primi tempi, per i primi passi. E assieme a lui, cioè assieme ai fondi recuperati dal Memorial, abbiamo dato tutto a lui, Dalsi, lui era un membro, e oltre a questo ci è stata data una mano in forma gratuita da parte degli amici di soccorso, e infatti invito, visto un punto di qualche giorno fa che hanno avuto, a breve uscirà una piattaforma su GoFundMe a fare, diciamo, a devolvere in beneficenza qualcosa per aiutarli, perché hanno avuto un punto di circa 20.000 euro. Un'altra iniziativa che mi viene in mente è abbiamo diciamo, fatto una tessera onoraria a Costantino Baratta, che è un cittadino tranese che vive a Lampedusa, Sì, giusto? la Sì, penso. Lampedusa. Un po' di anni fa è stato, diciamo, tra virgolette, un eroe perché ha aiutato con la sua barca diversi migranti che erano in difficoltà in mare. Questa notizia, diciamo, ci ha colpito, visto che erano tranesi. Tranese e tifoso interista, lo abbiamo invitato qui ed è il nostro socio onorario. Quindi questa è una bella iniziativa che abbiamo portato a termine in questi anni. Un'iniziativa particolare che abbiamo avuto quest'anno è praticamente abbiamo donato una maglia a un piccolo tifoso che abita proprio qui sopra e siccome ovviamente siamo un club, abbiamo le partite, facciamo casino quando c'è il gol. E lui ha dei problemi e quindi abbiamo, diciamo, durante quest'anno, durante questi anni, lo abbiamo stressato tanto, quindi abbiamo deciso di donargli questa maglia, anche se lui è tifoso della Juve. Però abbiamo voluto fare questo piccolo gesto proprio per, tra virgolette, scusarci del fastidio che abbiamo dato in questi anni e il bambino è stato contentissimo di questo regalo. Del capitano Danilo, Sì, Danilo, che no, si chiama Danilo, Danilo, quindi. e lui si chiama Danilo, sì. Trasferte ne abbiamo fatte tante, non tantissime però tante, sia a livello italiano che europeo. A livello europeo siamo stati a Dortmund in Germania, a Monaco sempre in Germania, a Barcellona più volte, perché l'Inter più volte ha incontrato in Barcellona e ricordo, diciamo, particolare la trasferta a Barcellona, siamo andati 17 e trovare 17 biglietti trasferta europea non è stato facile, anche grazie alla collaborazione dell'Inter siamo riusciti ad acquistare questi biglietti. Una trasferta particolare mi ricordo in Italia è stata Inter-Atalanta, dove abbiamo organizzato un pullman, eravamo una cinquantina di persone e quella parte è finita 7-1 per noi, quindi ce la ricordiamo bene, è stato, diciamo, abbiamo avuto fortuna all'Inter. Che altro? Una trasferta particolare? Dopo Berlino ho fatto anche Inter Torino e poi diversi in Italia, mi ricordo Roma Inter, quello che abbiamo organizzato, Più volte a più Roma, sì. volte. Gli ultimi che abbiamo fatto sono stato con la semifinale con il Milan nella fine di dicembre, quindi siamo riusciti Pescara, a fare la semifinale, finale di dicembre, Lecce, Pescara, Lecce Salerno, Salerno,
siamo stati anche alla finale di Champions a Istanbul, purtroppo è andata male, però è stata una bellissima esperienza, la rifarei, speriamo che... In un'altra maniera, vabbè, la consigliamo a tutti, se ci si cioè vedere la propria squadra giocare nel miglior torneo internazionale per club è stata un'emozione unica. E... poi vabbè, quelli in casa tutte, Benfica, Porto, sì, quest'anno, anche degli anni passati, Real Madrid, le finali di Coppa Italia con la Juve, le finali di Coppa Italia con la Fiorentina, insomma, vuol dire che negli ultimi 3-4 anni qualsiasi partita importante c'è stata, o noi o altri del club, qualcuno, qualche socio è sempre andato anche la nostra fine. Poi potete vedere anche questo muro, che noi lo chiamiamo il muro delle sciarpe, ogni partita che partecipiamo cerchiamo di comprare la sciarpa della partita, quindi per ricordo, e la appendiamo su questo muro. Speriamo che cresce. Sì, il muro cresce piano piano. Serati siamo partiti naturalmente, come dicevo, nel gennaio 2016 con 50 soci. Sì. Abbiamo di anno in anno sempre aumentato. Qualche anno dopo siamo arrivati a 120, sì, 170, 200. Il nono anno, quest'anno abbiamo toccato l'altro ieri, quota 302. Su 23 siamo arrivati a 302, e naturalmente siamo arrivati settimana 28 febbraio che scadono le iscrizioni, di naturalmente aggiungere. Ci sono la maggior parte dei soci, il 90% tranesi, poi ci sono dei nostri amici fidati, conoscono noi privatamente, quindi hanno deciso di fare la tessera, o qualche amico dice di Barletta, non lo fanno nel loro club, non perché, ma perché sono nostri amici, quindi preferiscono, visto che mi conoscono qualcuno del direttivo, farlo più altri anni. Perché tra tutti i club c'è molto rispetto, e se dovesse sempre contattarci qualcuno che non conosciamo, avvertiamo sempre il socio, che se c'è il club della città, di fare direttamente la tessera da lui. Poi se loro preferiscono un club che magari non si sono trovati bene, oppure conoscono noi, a quel punto lo accettiamo, però cerchiamo sempre ogni club di gestire nella propria città, come è giusto che sia. Sì, diciamo che non vogliamo prendere soci di altre città, cioè persone che si iscrivono in altre città, peccato che cerchiamo di avvicinare i soci tranesi, cioè gli interisti tranesi, a farsi soci. Allora, presenti sicuramente cercare di ampliare il pacchetto dei soci, cioè il numero dei soci, entrare diciamo nella top 10 a livello pugliese, al momento siamo 12esimi tra tutti i club della Puglia. Obiettivi futuri, sinceramente noi ci chiamiamo Intercapitani Zenti Forever, quindi il sogno è quello di portare il capitano, l'eterno capitano Zanetti a Trani, quindi speriamo un giorno di riuscirci. Che altro? Che altro? L'anno prossimo avremo anche l'onore di essere invitati a Meazza, e in sostanza ci daranno un quadro per i 10 anni di affiliazione all'Inter. Quindi verremo invitati in una partita, ci daranno un quadro. Verremo in campo, sì, verremo. Per invitare, ti daremo questo quadro per l'Inter, lo dai i primi 10 e poi di 5 in 5, danno quindi il nome Trani e 10. Danno questa una maglia originale da. Quindi avremo anche questa possibilità qui, prossimo anno, prossima applicazione.